Ma perché sto saltando così? Ma salta bene, Maria Angela! Oggi giochiamo alle tre mappe di Roblox dove ci sono i Pop-It. Questo tipo una mappa col parkour molto bella. E adesso iniziamo a giocare il parkourone, bello bellone. Adesso, così, sono caduto, però sono molto bravo. E il primo livello dovrebbe essere questo, dovrebbe essere anche molto semplice. Quindi forza, andiamo, miei amici avventurieri, insieme a me. Sì, sono caduto però. Nessun problema, possiamo rifarlo, amici. Forza, andiamo tutti quanti. Non dobbiamo per forza cadere. Cioè, non dobbiamo cadere, non che per forza cadere. Cosa sto dicendo pure io, mannaggia a me. Ok, forza, così. 1, 2, 3, 4, 5. Ma cosa sto dicendo? Sono impazzito, ma non importa perché questo gioco è bellissimo. Proveremo tutte le modalità. 7 minuti per ognuna, come al solito. Quindi, chiaramente, appena mi dirà pum, e pum. Capito? Cioè, nel senso, funziona proprio così. Però se cado, scusami tanto, ma non funziona così, eh. Se cado non funziona, cioè nel senso, dai, forza però, muoviti. Ok, perfetto, grazie mille. No, perché ragazzi, se no, se non si urla un pochino a queste modalità, non si ottiene niente, da qua. Assolutamente niente. Ok, perfetto, forza, andiamo, saliamo su questi triangoli, che poi i triangoli sono il simbolo del Vabbè, lasciamo perdere. Saltiamo su queste cose. Se, vedete, questi sembrano tutti quanti Pop-It. Pop-It, quelli là, avete presente? Quelli belli, quelli tutti quanti colorati. Beh, fighissimi sono i Pop-It. Ma voi ce li avete i Pop-It? Li avete mai provati? Io devo provarli ancora perché non li ho ancora provati. Mannaggia a me, devo provarli. Devo prenderne alcuni, devo comprarli. Adesso mi divento povero perché mi compro i Pop-It. Sì, giusto così. L'importante. No, scherzo, cioè, mi dissocio e non fatelo, mi raccomando. Ovviamente. Però andiamo a prendere le altre cose. Io scelgo il bianco perché non è. Perché sta facendo così sto qua? Cioè, nel senso è un po' strano il signore. Pensava che magari cadeva giù, magari, immagino io. Però non si cade! Molle, mamma, siamo bravissimi. Siamo bravissimi, ragazzi. Siamo tutti quanti. E siamo aperti di mente. Ricordatevi sempre questa azione aperta di mente. Cosa sto dicendo? Ok, andiamo avanti, amici. Oh, non sto cadendo, cioè sono super figo. Sto andando come un treno della mio. Come un treno della Madonna, praticamente. Che praticamente c'è la Madonna sul treno che la mi dissocio perché potrebbe essere una cosa. Non lo so, vabbè. Comunque mi dissocio nel caso, non lo so. Comunque, cioè, mi immaginavo un po' un treno della Madonna, perché giustamente è un treno molto più potente rispetto ad un treno normale, no? E quindi mi dissocio totalmente da ciò che sto dicendo prima che qualcuno mi denunci. I capelli mi pruzzono il naso, che non vuol dire niente, però praticamente mi stavano sul naso e mi prudeva. Invece adesso. Eh no, sono caduto però. Ma non si cade, Dunis. Perché sono caduto? Perché sto parlando così? Ma. Oh, raga, sono diventato. Cos'è, tedesco? Non so. Una pronuncia un po' particolare, comunque. Oh, però ce la possiamo fare. Forza! Salta così, ok. Bravissimi siamo tutti quanti. Mamma mia, quanto siamo fighi. Ok, prossima cosa. Io devo stare anche attento un attimo qua al minutaggio. Ragazzi, nel senso. Adesso ditemi tutto quanto, ma io sono. Cioè, sto essendo un pro della Madonna. Cioè, adesso. Non per dire, ma sto controllando il minutaggio qua a sinistra. Poi praticamente sto saltando. Sto parlando come una scrofa. Ok, da questa parte si deve andare. Poi dopo, praticamente vado. Da questa parte, giusto? Sì, però il signore. No, non va bene. Ok, da questa parte. Raga, li sto indovinando tutti, eh. Mo cado. No, non sto cadendo. Mamma mia, che figo. Avete visto quel tizio che mi stava dietro? Non va bene. Mi dissocio totalmente. Stavo scherzando, giustamente. E sono morto. Guarda, non dico niente perché sennò potrei urlare in giapponese antico. Ok, forza, miei amici pro di avventurieri fantastici che non siete altro. Ok, perfetto. Sì, però allora, se aspettate così. Ok, il verde, vedete, ma io sono un pro. Ma vede, ma cioè, quanto sono pro da 1 a 10? Adesso scommetto che è questo. Ma ragazzi, cioè, nel senso, scusatemi tanto, però, cioè, mi dovrebbero dare. No, sto per dire che mi dovrebbero dare il titolo di veggente. Di Vegeta. Sono diventato Vegeta, ok? Boh, ok, ce l'ho fatta. Comunque, secondo me dovrei personalizzare meglio il mio personaggio perché fa un po' cagare. Me ne sono appena reso conto, ma perché io non gioco tanto a Roblox, no? Quindi giustamente ora che magari porterò i video lo personalizzerò anche, giustamente. Me lo sono scordato e cosa? Non voglio comprare niente, non rompere le scatole. Oh, guarda tu che mi fa comprare le cose e poi comunque barerei e no, non va bene barare, no? Cioè, nel senso. Cosa ho fatto? Non dovevo fare questa cosa, evidentemente sono morto perché qualche forza oscura non mi ha permesso di andare. Adesso mi stai prendendo per il sedere. Mi stai fotti per prendendo per il sedere. Per forza. E mo adesso sarà questo di nuovo? Ma quanto sono genio da 1 a 10? Questo.
Allora, raga, cioè, nel senso, io so prevedere queste cose. Quanti minuti mancano? Poco, poco comunque manca, immagino io, vero? Manca pochissimo alla fine, perché comunque adesso stiamo per switchare modalità, infatti stiamo per fare le ultime cose. Se solamente riuscissi a fare queste cose, mannaggia la scurreggiona, che non è altro, chiunque sia questa scurreggiuna, che non è una persona, chiaramente, come ben potete immaginare, perché ovviamente non sto parlando di persone. Ma sapete cosa? Ma io posso barare. Ma guardate, questa è anche abbastanza semplice, perché se io vado qua, bisogna tenere semplicemente il centro e ce la si fa tranquillamente, cioè non è una cosa difficile. Bene, io direi che adesso, appena finiamo questo, dai, cambiamo modalità, perché mi sta piacendo questo parkour, devo dire, con i pop-it. Infatti, se vedete, sono tutti pop-it fighissimi e bellissimi. E infatti adesso salta, mio amico avventuriero. Ma perfetto, perfetto. Bene, ce l'abbiamo fatta, passiamo al prossimo. Oh, cazzo, Peter. Ora siamo su un tycoon, ragazzoni bellissimi, che non siete altissime. Adesso diventerà un po' complicata la situazione, perché dobbiamo fare tanti pop-it. Lo so, funziona così purtroppo. E cosa devo fare? Però praticamente, dov'è la mia isola? L'isola di Dunis. Dove sta l'isola di Dunis? E io non ho capito dove sta l'isola di Dunis. Ok, posso claimare questa, giusto? È mia! Adesso posso fare, posso iniziare a fare ste robe. Quindi già 70 cose. No, mi raccomando, cioè, nel senso, non posso, non voglio comprare per ora. Magari compreremo prima o poi, ma per ora non posso comprare, giustamente. E poi dopo questa radio, ecco, questa non mi serve assolutamente niente. Cos'è? Devo comprare un fidget spinner? Perché devo comprare un fidget spinner? No, non voglio comprarlo. Ma scusate, come faccio a fare? Cioè, nel senso, adesso praticamente dobbiamo fare, dobbiamo prendere queste cose, quindi poi tipo vendere, giusto? Ho venduto qualcosa, giusto? Quindi in teoria, se io ora ho venduto qualcosa, posso? Esatto! Mamma mia, ok, ho capito tutto. Praticamente qua si accumulano tutti i soldi, vedete? E praticamente aumentando tutte queste cose si possono fare tutte altre cose magiche. Quindi praticamente questo è un golden pop-up dropper. Che figata. Queste cose lo comprerei. Non lo so. Lo compro, non lo compro. I rimanenti 11 verranno accreditati ai tuoi fondi. Va bene, dai, forse lo compro, perché magari così. No, non lo voglio. No. Se devo mettere ste robe, no. Per carità, per Gesualda Franchezzola, no. Cioè, nel senso, avete visto, mi erano spuntati i messaggi strani. Non voglio assolutamente prendere e fare cose strane. Però posso comprare altre cose, esattamente. Posso diventare super ricco. Infatti adesso si stanno accumulando un sacco di soldi. E poi tipo lì posso tipo fare altre cose. Tipo posso costruire la mia casuccia. Infatti è bellissimo questa cosa. Infatti adesso andiamo ad esplorare anche le altre parti. Vediamo un attimo questa parte qua, se è giusta. Ok, questa dovrebbe essere la tycoon di Irruyus. Questa persona molto simpatica, che non la conosco, però insomma ci immagino sia una, come dicevo, molto simpatica, sì. E quindi praticamente adesso dobbiamo andare a fare la nostra invece tycoon e fare il sedere alle altre persone che stanno cercando di ucciderci ogni volta, perché non si dovrebbe fare questa cosa, ma purtroppo c'è sto qua che deve fare sta cosa e deve rompere le scatole, perché giustamente una persona non può stare in un server pubblico, se no poi dopo rompono le scatole, no? E beh, giusto, no? Cioè, nel senso, normale come cosa dopo tutto, no? Giusto? Non è normale, ovviamente, scherzavo, è chiaramente anormale come cosa. Ma dopo tutto, cosa ci vogliamo fare? Cioè, nel senso, non è che possiamo farci altro. Qua vediamo se ci stiamo accumulando cose. Comunque io vorrei capire i miei soldini, quanti sono i miei soldini, perché comunque qua non è che me lo dice, no? Cioè, nel senso, dov'è Dunis? No, ok, ho abbastanza soldini per comprarmi anche questo. Ok, perfetto, quindi adesso ne ho solo 650. Adesso com'è che faccio ad andare a fare la mia tycoon, tipo vado... No, ho capito come. Praticamente comprando cose sopra, praticamente aumentandola un sacco solo posso fare questa cosa, capite? E non la sapevo io questa cosa. Cioè, questa è la mia tycoon, infatti. E non stavo capendo, sono un po' stupidino. Lo so. Mi spiace per questa situazione, che io sono andato a creare una situazione strana. Però, cosa dicendo, raga? Ma sono impazzito. Ma guardate quanti popitoni! Popitoni tutti miei! Me li ruberei tutti, li leccherei tutti quanti. Perché, allora, sono così tanto belli i popit. Cioè, guardate, ma voi non lecchereste? Cioè, nel senso, allora, mi dissocio, non fatelo, ovviamente. Però comunque, cioè, nel senso, a me piace, cioè, sono molto, non so, belli da vedere. Ti vengono quasi, ti viene quasi voglia di leccarli, insomma, no? Bene, adesso cos'è la cosa che posso fare? Sono diventato milionario, probabilmente, perché insomma, no, sto scherzando, chiaramente non sono mai diventato milionario, però insomma adesso posso
spero di poter iniziare a costruire la mia casa e di poter iniziare ad abbellirla, no? Perché dovrebbe essere questa anche un po' il compito del tycoon. Infatti, come si fa? Oh, ma guardate quanti soldi che si stanno accumulando qua! Tutti cash collecting, 12.000, 13.000 quasi dollari! Dollari, tutti dollari miei! I got money! I'm so sorry, perché sto parlando così? Cioè dai, per favore, adesso andiamo a prendere tutti questi soldini miei, ho detto, grazie mille. Per ora cosa devo fare? No, seriamente, cosa devo fare? Ah, i walls, vedete, così si fanno. Ho capito, guardate, posso farlo, wow, that's freaking amazing, wow. Cioè, che vuol dire super figo, no, giustamente. Pure la scala, guardate, ci sono talmente tanto ricco che adesso posso costruirmi ma proprio tutto, raga, guardate qui, ma che figata, pure la spadona, wow, voglio prendere questa, questo fucilone posso pure prendere, yes, adesso vado e li distruggo a quegli schifo, guarda, sì, adesso vieni qua, vieni, che avevi tanta voglia di fare il figone, adesso no, non sto scherzando, non voglio, però sinceramente vorrei farlo un pochino, no? Cioè voi mi dite di farlo, anche perché, cioè, non lo so, capito, perché ho un po' di paura, perché poi magari tipo mi menano e poi dopo mi rubano tutti i soldi, e non vorrei mai che mi rubassero tutti i soldi perché sono miei soldi, giustamente. Quanti? 20.000, no, qua sta già iniziando ad essere un po' costosello, comunque. Non per dire, ma sta già iniziando un po' ad essere costosello. Più diventa costosello, più chiaramente diventa impossibile da fare in poco tempo, giustamente. Più le persone chiaramente migliorano qua e più, diciamo, io divento indietro, mi distacco da loro. Cioè, nel senso, non va bene questa cosa. Ok, faccio le pareti. No, ma seriamente, raga, non ho fatto le pareti, ho fatto le luci, ma siamo scherziamo. Cioè, dai, per favore, adesso io cosa devo fare? Non c'ho più soldi, sono povero! Povero! Allora, vabbè, ok. Direi che questo tycoon comunque è molto bello, approvato secondo me. Vabbè, ovviamente non è uno dei migliori, però comunque passiamo alla prossima modalità. Stavo scherzando, scusatemi, so che siete restati traumatizzati da questa cosa, non vi preoccupate, cioè, sto scherzando ovviamente, mi dissocio, però comunque adesso andiamo, perché questa è una nuova modalità bellissima di tycoon, parkour praticamente dovrebbe essere, però parkour molto più bellino rispetto a prima, infatti guardate che figata, posso premere i pop-it, posso pop-pittare tutto quanto, vedete che figata, che bello che, ok, perfetto, passiamo al prossimo, e così saltiamo tutto quanto qua su, qua giù, qua sopra, qua sotto, ok, perfetto, devo dire queste modalità mi stanno piacendo davvero tanto, cioè nel senso, sono bellissime, l'una più bella dell'altra chiaramente, però, cioè, nel senso, dovete anche scrivermi voi nei commenti se volete vedere altri di questi video. Ok, ce l'ho fatta, porca puzzardona, scurreggiona. Sono dovuto stare 2 secondi in silenzio, ma ce l'ho fatta perfettamente. Ma perché sono bravissimo? Me lo dico da solo perché non me lo dice nessuno. Scrivetemi nei commenti se pensate che io sia così tanto bravo da poter meritarmi il vostro premio di bravissimo. Secondo me, dopo questa caduta non sono bravo. Però scrivetemi se sono o non sono bravo nei commenti. Oppure se volete lasciatemi like. Oppure se volete iscrivetevi al canale. Oppure se volete attivate la campanellina. Insomma, fate un po' come volete. E quindi noi saltiamo qua su giù destra sinistra. Cos'è questa roba HD? No, non voglio fare niente. Mi dai gli addebiti all'account. Come si permette? Mi ha detto una roba orribile comunque. Cioè non si dovrebbe fare questa cosa. È molto bella, molto colorata, super fighissima. Saltiamo questi parkour magici. Saltiamo queste aste verdi e che poi potrebbero entrare dappertutto. E non dico dove, perché poi dopo giustamente ognuno si immagina le sue cose, giustamente. E chiunque si può immaginare tutto quanto. Quindi insomma, più ti immagini che una cosa lunga, diciamo, possa entrare dentro questa modalità, giustamente poi dopo può diventare un po' un problema, giustamente. Ma perché io sto parlando così? Cioè nel senso, secondo me ho delle difficoltà di linguaggio, evidentemente. Nel senso, magari dovrei parlare con un professionista che sappia dirmi, tipo un logopedista, che sappia dirmi perché io parlo così. Cioè nel senso, forse perché sono talmente agitato da questi parkour che devo parlare in un modo malvagio, perché il mio cervello mi sta dicendo ah, bla bla bla. E così giuro il mio cervello. Ma intanto noi stiamo saltando ancora tutto quanto, e quindi perfettamente. Spero salta bene, mannaggia te, perché sennò potrei urlare in giapponese antiquariato, che non so che lingua sia quella, però immagino che sia una lingua molto particolare, però bellissima. A me piacciono gli anime, scrivetemi nei commenti se vi piacciono gli anime oppure no. A me piacciono tantissimo gli anime, infatti vorrei che voi mi scriveste se vi piacciono gli anime, se aveste mai visto tipo degli anime,
se avete mai visto degli anime, oppure no, insomma, mi stavo leggermente impappinando con le parole, però insomma ci stiamo capendo tutti quanti. Guardate che figo questo Popip qua lontano, Popip qua lontanissimo, molto bello devo dire, mi sta piacendo molto questo parkour. Dovete sapere che l'attenzione è selettiva, cioè nel senso possiamo scegliere solamente una cosa su cui essere attenti, poi dopo scompare. Infatti avete visto, io sono stato zitto per un secondo e ce l'ho fatta fare questa cosa. Ma perché giustamente puoi parlare e saper parlare, guardate, è difficilissima è sta roba, cioè voi non, cioè è difficilissimo, fidatevi di me. Allora però saltiamo su, però mi piace farlo, quindi lo faccio ovviamente, lo amo fare questa cosa, amo totalmente, se no non lo farei ovviamente. Andiamo avanti, forza miei amici, apprendo pro di avventurieri. Sì, però ce la posso fare a dire due cose in croce, giustamente. Ok, possiamo farcela, forza, forza. Saltiamo qua, arriviamo al prossimo. Quanto ci manca ancora? È ancora un botto. Però lì, raga, cioè, ci sarebbe un sacco andarci, cioè, secondo me sarebbe fighissimo andare fin là. Secondo me, poi dopo non lo so. Cioè, scrivetemi voi nei commenti se volete che facciamo una di queste modalità separatamente, magari con un amico, da fare tipo insieme con qualche amici, non lo so, vediamo un attimo. E tipo, lo farei ovviamente se voi me lo scrivete nei commenti. Cioè, se dico, ci sono tante persone che mi scrivono nei commenti questa cosa, e se ci sono anche tantissimi like, lo farei ovviamente. E adesso saltiamo così. Guardate che questi sono tipo altri Popip magici. Perché li chiamo Popip? Ma che problemi ho? Vabbè, Popip si chiamano ovviamente. Magici. E saltiamo così, non dobbiamo... però vedete, se tocchiamo queste cose poi dopo moriamo, quindi non dobbiamo mai toccarle, ma proprio mai nella vita. Guarda, è super difficile comunque. Era vai a quel paese però un pochino, Cioè adesso fatelo dire, ma sei un po' coglio. Ce la possiamo... Ah, raga, mi sto innervosendo tantissimo. Ma perché? Allora, ce la possiamo fare, ok. No, non ce la posso... Stavo scherzando. Ma vai a fan... Allora, ok, ce la possiamo fare. Saltiamo qua, saltiamo giù. Allora, io mi sto innervosendo un attimo perché non è... Ma perché sto saltando così? Ma salta bene, Maria Angela Santariella. Oh... Ma veramente, ma vedete che mi devo innervosire per fare giusto, per saltare bene. Perché se no non è normale come cosa, cioè veramente non è normale. Ok, qua saltiamo, no, vabbè, ok, ho capito, qua direi che raga, qua può finire il nostro video bellissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale oppure lasciate like oppure scommentatemi con Popip nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!